Ero un ragazzo felice, l'ultimo di una famiglia di 8 persone, protetto dall'affetto di tutti. 3 giorni prima avevo compiuto 10 anni. Il 15 novembre, come tutti gli altri giorni, entrai in classe e mi diressi verso il mio banco ed ebbi la sensazione che i miei compagni mi osservassero in modo insolito. L'insegnante fece l'appello, ma non chiamò il mio nome. Soltanto alla fine mi disse che dovevo uscire e alla mia domanda «Perché? Cosa ho fatto?» mi rispose «Perché sei ebreo». Mi sentii smarrito, provavo rabbia e mi rendevo conto che stavo subendo una terribile ingiustizia. Il marciume che c'è negli altri c'è anche in noi e non vedo altra soluzione che quella di raccoglierci noi stessi e di strappare via il nostro marciume. Non credo che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza aver fatto prima la nostra parte dentro di noi. È l'unica lezione di questa guerra. Dobbiamo cercare in noi stessi, non altrove. La sofferenza serve per non fermarsi. Sofferenza che libera tutto. Bisogna avere il coraggio di abbandonare tutto. Ogni norma, ogni convenzione. Dobbiamo usare il gran salto nel cosmo. Allora sì che la vita diventa infinitamente ricca ed abbondante. Anche nei suoi più profondi dolori. Vogliono il nostro totale annientamento. Eppure non riesco a trovare la vita assurda. Sono già morta 1000 volte, in 1000 campi di concentramento. Non mi preoccupo più per le notizie future. Io so già tutto. I piedi mi preoccupano tantissimo. Ho delle vesciche a forza di camminare per la città. Spero che saranno guariti per la partenza. Altrimenti sarò di peso quando saremo tutti pigiati sul treno. E poi dovrò andare dal dentista. Tutte le cose indispensabili che sono state rimandate per una vita intera devono essere sbrigate con urgenza, credo. Devo abituarmi meglio alla mia partenza, di modo che l'ultima fine non giunga come un colpo troppo pesante. Fuggire o nascondersi non ha il minimo senso.